Il Salva Italia è passato, ora ci sta il decreto crescita che è stato pubblicato nella giornata di l'altro ieri, quindi mi pare che ci sono lì una serie di misure che possiamo mettere in campo insieme come governo e istituzioni e affrontare la crisi che è durissima, però dobbiamo farlo con l'orgoglio di dire che siamo tra i più bravi e mi pare che anche il contesto di oggi abbia dimostrato nel riconoscimento del lavoro fatto con il mondo dell'impresa, ma che facciamo con il mondo sindacale su ogni grande obiettivo che dobbiamo raggiungere e insieme a questo chiaramente anche un lavoro che è stato detto un lavoro di squadra, ma noi lo chiamiamo un lavoro di grande coesione istituzionale, economica e sociale indispensabile nei momenti difficili di crisi. Però il clima mi sembra un clima assolutamente positivo e di riconoscimento di questo ruolo che stiamo svolgendo. E anche dal governo mi pare che sono venute parole di collaborazione con la Regione Campania e di credibilità. I nostri dossier sono i dossier che quali si studia, si prevedono anche modelli, il nostro modello sui trasporti per esempio, su come pensiamo di risanare il settore del trasporto pubblico locale e poi liberare le risorse per le imprese, quelle che ci sono necessarie sulla competitività e evitare che ci siano troppe lungaggini nelle decisioni e con l'obiettivo che è quello di creare non solo più ricchezza in un momento di crisi, ma soprattutto assolutamente creare maggiori possibilità e maggiori occasioni di lavoro. Il decreto cosiddetto sviluppo, che però è una delle tante misure sulla crescita che ha preso questo governo, come sapete ci sono riforme importanti, da quello degli strumenti di finanziamento per le imprese, al riassetto degli incentivi, alla riforma della legge fallimentare per facilitare soprattutto le piccole e medie imprese nei momenti di difficoltà. Si affronta, grazie alle proposte del ministro Severino, il tema della durata dei processi civili, che è una delle grandi debolezze del nostro paese, e con il filtro sull'appello si fa un qualcosa di storico per andare a ridurre strutturalmente la durata dei processi. Il credito d'imposta alle assunzioni dei cervelli italiani che possono più facilmente essere assorbiti in Italia, insomma è una serie di cose di grande importanza, tante toccano anche Napoli, gli interventi sul trasporto pubblico napoletano fanno parte della volontà del governo di dimostrare non solo interesse ma proprio responsabilizzazione sui temi di Napoli e della Campania. Quindi, come in altri casi, ci aspettiamo che attraverso la discussione parlamentare possa essere ulteriormente migliorato e contiamo sul fatto che nei tempi previsti possa diventare legge.